cozza, cos'è cozza? Ora abbiamo depositato un po' di cozza dal magazzino di mitili avariati più grosso d'Europa, che è il nostro Parlamento, quindi dovrebbe essere, però noi veramente col cuore ve lo dico io. Se ci fosse stato in Italia Pinochet o Franco, una dittatura di quelle belle lampanti, probabilmente ci avrebbero dato una risposta, il dittatore avrebbe risposto a 350.000 cittadini. Questa è una finta democrazia che mette 350.000 firme in una cantina e non ci deve neanche una risposta. Noi siamo venuti qui a fare una supplica al re, una supplica con le cozze, a dire per favore, 150.000 cittadini con i documenti si sono messi in riga e hanno firmato tre leggi, non di me. Hanno una paura fottuta di Mattia Calise, che ha 22 anni e va dentro il comune di Milano a parlare, lo guardano come un marziano. Hanno detto ma è troppo giovane, poi nel movimento i grillini, ci chiamano i grillini. E allora metti un giovane lì che non ha esperienza, è della nostra carta d'identità, non avere esperienza di come si ruba, di come si fanno appalti finti. Non lo so se noi resisteremo come movimento, perché ripeto, la linea che ci separa da un partito è sottilissima. Se cominciamo a fare assemblee, capizona, sedi, controsedi, provinciali, regionali con referenti, è finita. La nostra forza è la nostra disorganizzazione ordinata. Noi siamo disorganizzati ma ordinati. Questa è una manifestazione che abbiamo preso la cozza per non farla sfociare in atti violenti, perché potrebbero anche succedere. Abbiamo avuto la collaborazione per la prima volta della polizia, che io voglio ringraziare pubblicamente. Resistere, noi non dobbiamo più resistere, noi ci dobbiamo riappropriare di questo paese, mandandoli a casa tutti, qualsiasi cittadino informato, è meglio di qualsiasi altro. Vi ripeto, l'Islanda, i cittadini islandesi estratti a sorte, quindi tutti i livelli sociali, stanno cambiando la Costituzione dell'Islanda. I segnali ci sono, noi siamo in mezzo a questi segnali, noi siamo il segnale. Se la vogliono capire con le buone, la capiranno con le buone. Se no troveremo altre vie, che non saranno vie di violenza, ma saranno vie di strategia dell'intelligenza. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam. E ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica e i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo. L'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra sono solo congetture, non si arrenderanno mai, ma gli conviene non neppure. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno. Città in città, supporta il movimento, organizza dei meet up, le liste civiche, la carta di Firenze, la controinformazione indipendente, chi lotta per avere il Parlamento pulito,
il wifi garantito ed uno stato di diritto, democrazia dal basso, liberaci dal canone, mandiamoli a casa, poi rovesciamo la piramide. Non ce la faccio più, voglio una pista ciclabile, zero emissioni, un'aria respirabile. Dico no, ponte, no, tal, sono sciagure, non si arrende.